record dell'inflazione a gennaio, più 1% rispetto a un anno fa, secondo l'Istat. I prezzi di alcuni beni che finiscono nei carrelli della spesa sono triplicati. L'inflazione riprende a correre, se da un lato questo è un buon segnale perché indice di ripresa, dall'altro è anche fonte di preoccupazione perché l'avvicinarsi al 2% potrebbe indurre la BCE a ridimensionare o a concludere il quantitative easing prima del previsto, una decisione che farebbe lievitare i tassi di interesse sul debito e dunque appesantire i conti di chi come l'Italia ha un debito ben oltre i parametri europei. Ma restiamo ai dati, l'aumento dell'1% dell'inflazione su base annua a gennaio è il più alto da 3,5 anni e ha portato l'Istat a rivedere al rialzo le stime e a fissare l'inflazione acquisita per l'anno in corso al più 0,7%. A determinare l'impennata i beni energetici non regolamentati e il cosiddetto carrello della spesa, con prezzi triplicati per beni alimentari, per la cura della casa e della persona. Segnali che vanno colti subito e non sprecati, esorta un'impresa, mentre secondo Confesercenti la corsa dell'inflazione non è legata alla domanda interna, domanda che, dice, resta debole nonostante i saldi. In allarme anche i consumatori, che in seguito all'aumento dei prezzi parlano di ricadute fino a 380 euro in più a famiglia in un anno. Anna Treppi, GR1.